Quando il gioco si fa duro, il gioco si fa duro. Ciao ragazzi e bentornati a Holocausto, nuovo video unboxing dalla cena con furore. Questa volta abbiamo un TDA97 applica un modulo di amplificazione fai da te, cioè col kit da costruire. Sarà divertentissimo sicuramente a costruirlo. È stato acquistato a soli un euro e qualcosa, quindi eventualmente vi lascio come al solito il link in descrizione, in quanto adesso non mi ricordo precisamente il prezzo come al solito. Questo qua ragazzi è un modulo, a differenza di questo qua che avevamo già recensito in precedenza, non so se lo ricordate. E questo qua è da montare e c'ha anche delle particolarità rispetto a quello. Innanzitutto la potenza è uguale. Il divertimento ovviamente è da montarlo. A differenza di altri kit l'abbiamo in un blister praticamente che l'hanno sigillato loro. Vediamo di aprirlo e vediamo un po' cosa abbiamo all'interno. Allora, abbiamo il nostro TDA7297 15W x 2. Abbiamo un condensatore da 100 a 25 volt, poi ne abbiamo un altro da 10 a 50 volt, abbiamo due resistenze che molto probabilmente saranno da 10K, la basetta dove essere collegato tutto. Come al solito ragazzi è semplicissimo, che possiamo tranquillamente saltare i punti che ci sono in disegno, quindi è impossibile sbagliare. Due condensatori ceramici che non hanno polarità, quindi è facilissimo da montare. Abbiamo, non so se si vede, ma abbiamo già il segno dove vanno le uscite, quindi sono 15 watt polo negativo e polo positivo, un altro 15 watt a questo canale, polo positivo e polo negativo. L'unica cosa che manca a differenza di questo ragazzi è un potenziometro, cioè un regolatore di volume, che questo qua ce l'ho, diciamo che non è un potenziometro, questo è un semplice regolatore, però un potenziometro potremmo anche inserirlo noi, per sicurezza mettiamo un 100K e andiamo più sicuro. Abbiamo anche un diodo che purtroppo dentro il occhiale non riesco a vedere quant'è. La fattura della basetta è ottima ragazzi, molto meglio rispetto a quelle che abbiamo avuto in precedenza. Il TDA un po' lascia un po' in desiderare, in quanto l'estetica sembra stato stuprato da 7 africani, però per il resto ragazzi sembra abbastanza buono. Cosa buona di questo TDA, di questa basetta ragazzi, che non c'è bisogno di fare le doppie saldature, perché praticamente molte volte ci capita che abbiamo dei componenti dalla parte superiore e dobbiamo fare anche delle saldature nella parte superiore della basetta. Però questa basetta qua per fortuna, diciamo che forse effettivamente è un kit per elementare, quindi non ci sforzerà, non ci romperà il cazzo a fare saldature dalla parte superiore. Quindi niente ragazzi, per il momento questo unboxing finisce qua. Prossimi video ovviamente il montaggio di questo kit, che sicuramente io mi divertirò tantissimo a farlo, dovrà soltanto essere ovviamente poi provato col test finale. Noi ci becchiamo al prossimo video ragazzi, mi raccomando lasciate un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto. Noi ci becchiamo al prossimo video e ovviamente ragazzi iscrivetevi al canale, altrimenti non faccio più video. Non sto scherzando ragazzi, basta un mi piace per farmi capire che questi unboxing sono abbastanza interessante per voi. Un abbraccio da Marco e ci becchiamo alla prossima. Ciao!